Domenica la regina Margherita II ha lasciato il palazzo di Amelienborg a Copenaghen per firmare la sua abdicazione e nominare re suo figlio, il principe ereditario Federico. Federico ha lasciato il palazzo per primo con la moglie australiana, la principessa ereditaria Mary. È stato seguito dalla madre in una carrozza trainata dai cavalli. Margherita II, monarca di Danimarca da più di mezzo secolo, ha stupito il suo paese annunciando la vigilia di Capodanno che avrebbe ceduto il trono al figlio maggiore. A 83 anni, è la prima monarca danese a rinunciare volontariamente al trono in 900 anni. L'atmosfera fuori dal palazzo era festosa. Per la nazione nordica è la prima successione reale in più di mezzo secolo non causata dalla morte di un monarca. La prima ministra Matt Frederiksen ha poi proclamato Federico Re dal balcone davanti a migliaia di persone. L'abdicazione lascia la Danimarca con due regine: Margherita, che mantiene il suo titolo, mentre la moglie di Federico. Diventa la regina Mary, il figlio maggiore di Federico e Mary, Christian, di 18 anni, è ora diventato principe ereditario ed erede al trono.